Se, cari sostenitori del nucleare, il bombardamento della centrale di Zaporizhia non vi ha dissuaso, provate ad ascoltare questo pezzo di conferenza del 2008 del fisico Emilio Del Giudice. Il problema lo risolvo semplicemente in questo modo, che poi è anche un modo che si ispira, se volete, alla non violenza. Insomma, perché usare in ogni circostanza la forza, la violenza? La nave vuole navigare, il mare mi fa resistenza, gliela faccio vedere io, un motore gigantesco, ecco, e io passo. Insomma, possiamo abbandonare l'ideologia dello stupro e sostituirla con quella della seduzione? In una società fondata sull'ideologia, in questo senso che insista a dire dello stupro, in cui ogni resistenza si vince. Voi sapete già dalla fisica elementare che se non ci fossero attriti non ci sarebbe manco bisogno di energia, tutto scorre liscio alla perfezione, tutto il bisogno di energia viene perché ci stanno gli attriti che debbono essere vinti. Li possiamo vincere con la persuasione? Sì, se creiamo sistemi coerenti, cioè sistemi, e vi ho dato qualche esempio, in cui gli atomi non si agitano indipendentemente l'uno dall'altro, ma si muovono come un collettivo. Come un corpo di ballo, e questo è lo studio delle proprietà collettive della materia in cui io sono coinvolto, in cui ho lavorato con Giuliano Preparato, ma mica solo noi, tanti altri, insomma, many times, ecco, adesso ci manca. Allora, purtroppo, in una società invece fondata sul primato dell'individuo e sulla lotta di ognuno contro tutti, ci vuole un sacco di energia. Come procurarsi l'energia? E non ci sono mai energie che bastino. Vabbè, ci stanno le persone più ben intenzionate che propongono le energie rinnovabili. Benissimo. Però, anche proponendo le energie rinnovabili, stiamo sempre sul discorso dell'energia. Insomma, vogliamo, bene o male, entrare in un regime coerente, in cui, cioè, quando io ho la messa in fase, quella non è un'energia rinnovabile, quella non è un'energia per niente. Il sistema funziona per risonanza. Cioè, come un corpo di ballo. Cioè, vi do, scusate, un ultimissimo esempio, poi entriamo nel nucleare. Supponete, la temperatura che cos'è? È l'energia cinetica media delle molecole, cioè dà luogo, è una misura della violenza degli urti delle molecole che avvengono. Adesso supponete che io abbia un gradiente di temperatura, cioè che la temperatura là sia più alta che la temperatura là. Allora vuol dire che un corpo esterno che sta lì, subisce urti più violenti di un corpo esterno che sta lì. Come risultato di questo, questo corpo viene spinto da là verso là, cioè se c'è un gradiente termico, infatti il vento nasce per esempio su gradienti termici, la materia si sposta, no? Allora uno può dire, io la materia la posso spostare sia applicandogli direttamente una forza sopra, sia facendola galleggiare sui gradienti delle variabili fisiche che ci stanno, per esempio in mare. Se io butto un oggetto in mare galleggiante, una boa, e se in mare c'è una corrente, la corrente lo trascina, no? Cioè non è necessario che io metta un motore alla boa per farlo muovere, se lo faccio andare lungo la corrente, quello ci va da solo senza spreco di energia. Adesso, siccome il vuoto è come un mare, avete capito nella fisica quantistica, io posso usare i gradienti di, per esempio, di questi potenziali che stanno in mare, quello che fa il pesce cane. Perché il corpo si muova senza che io spenda energia? Naturalmente non lo potrò mai fare del tutto, però posso fare del mio meglio per sfruttare questa quota e quindi abbassare il consumo di energia possibile? O devo fare lo stupido e cercare sempre di dare cornate contro tutto quello che mi circonda? Ecco. Va bene, allora dato che il fabbisogno di energia è gigantesco, a un certo punto non c'è mai energia che basti. E arrivi in campo il nucleare. Vabbè, il nucleare è la forma estrema di energia perché si è scoperto che rompendo i nuclei pesanti come quelli di uranio 235 o di plutonio si sprigiona l'energia. Però questa energia esce in forma selvaggia, per cui è molto adatta a scopi militari, dove lo scopo è quello di distruggere tutto, e mentre è molto difficile usarla per scopi civili. Tanto è vero che se non ci fosse il problema che adesso vi sto per dire, nessuno avrebbe mai pensato al nucleare come fonte di energia civile. Perché? Perché il nucleare innanzitutto ha delle difficoltà a essere controllato, però difficoltà superabili, e fin qui va bene. Però produce rifiuti radioattivi.
questi rifiuti radioattivi non decadono prima di lunghissimi anni. Per esempio, il plutonio decade in 24.000 anni, cioè un po' a lungo. Allora, è facile creare rifiuti radioattivi, ma è difficile liberarsene. È un po' come, per altri versi, la plastica. Perché tutti adoperano la plastica? Perché è facilissima da produrre e quindi non costa niente. E però è difficile da smaltire. Tant'è vero, altro problema ecologico, aggiungo anche un elemento al Cahier de Doléances, ci sta una vasta area dell'Oceano Pacifico che è un'unica plastica galleggiante. Perché? Perché sia dal lato americano che dal lato australiano buttano i rifiuti in mare e quelli galleggiano. Ci stanno le correnti che le spingono. Tra l'altro, questo è stato utile agli oceanografi per capire la direzione delle correnti nell'Oceano Pacifico. Ci sta una vasta area dell'Oceano Pacifico che è un unico tappeto galleggiante di plastica, con tutti i danni, naturalmente, perché lì è come se uno avesse coperto con un'unica plastica il mare. Quindi la plastica è facile da costruire, siccome nell'economia aziendale, quella che si dice la cultura d'impresa nei linguaggi della Confindustria. La cultura d'impresa consiste nel fatto che i costi miei debbano essere il minimo possibile, ma i costi miei. Adesso, io che cosa faccio? Per la produzione uso il criterio più economico, la plastica. Ma poi è difficile smaltirla, sì, ma non è problema mio, è problema dell'utente. I miei costi aziendali sono a posto. I costi sociali naturalmente diventano giganteschi, che poi chi è che deve andare a distruggere questa plastica? È chiaro. Il nucleare è ancora peggio. Il nucleare è non così facile come la plastica perché costa a costruirlo, costa molto. In più l'uranio è anche raro, cioè un limite al pericolo del nucleare è dato dal fatto che le riserve d'uranio sono anche più scarse di quelle di petrolio, quindi finirà prima l'uranio e poi il petrolio. Quindi con l'uranio non si va lontano, proprio perché i giacimenti di uranio sono scarsi. Stanno in pochi paesi, quindi non è che se uno fa come una campagna di centrali nucleari, chissà quanto a tempo durano. Adesso vedremo perché c'è questo battage, invece. Però dove sta il buco principale? Che una volta costruita, quella centrale per demolirla costa molto più che per costruirla. Cosa che non è vera per ogni altro tipo di centrale. Cioè, una volta che una centrale, anche a carbone, deve essere demolita, vabbè, uno la demolisce e poi i rifiuti li metterà da qualche parte. Invece, nel caso nucleare, quei rifiuti non possono essere messi da qualche parte, perché sono radioattivi. E quindi bisogna costruire quei monumenti sepolcrali di cemento per circondarli, ma siccome nessun manufatto umano può essere garantito per 24.000 anni, ci vorrà un corpo di guardia intorno per sorvegliarlo, che non si apra mai una crepa, che non si apra un buco da cui esce la radioattività. Per cui bisognerà addestrare del personale a tenere sott'occhio i siti. Occupazione noiosissima, quindi potete immaginare che le persone più vivaci non sceglieranno questo mestiere, perché è peggio del deserto dei tartari di Buzzati. Allora ci andranno proprio quelli che non hanno altra possibilità, diciamo in questa società meritocratica, quelli che meritano di meno, diciamo meglio, i più asini di tutti, i quali naturalmente la crepa non la vedranno, appunto perché sono asini o perché sono così annoiati. Oppure perché sono così annoiati che passano il loro tempo a giocare a carte o a guardare la televisione o a fare altro, no? A fare il secondo lavoro, mentre perché quindi il sepolcro non lo guarderanno, no? Capite che quello è diventato un pericolo, no? Costosissimo, tra l'altro, da distruggere. Questa è la ragione per cui non c'è nessuna società d'assicurazione privata disposta ad assicurare il nucleare. Il nucleare lo assicura solo lo Stato. In ogni contratto d'assicurazione c'è scritto che loro non assicurano contro i pericoli derivanti da radiazioni, dalla radioattività, eccetera. Quindi il nucleare si può fare solo se c'è uno Stato che garantisce che si assume lui tutti i costi. E allora vedete che non è competitivo per niente. Sarà competitivo per l'azienda, la quale riceve in dono dallo Stato la centrale perché l'ha costruita lo Stato.
se la gestisce con costi di esercizio minimi, perché in effetti i costi di esercizio del nucleare sono minimi e questo crea la truffa, e però i costi di demolizione sono massimi, però quelli se li addossa lo Stato. Quindi chiaramente all'azienda privata conviene ricevere in dono una centrale da esercitare, a patto che qualchedun altro, lo Stato, si addossi tutti i costi e tutte le responsabilità. Ma allora dite, ma perché allora c'è il battage per il nucleare? Perché il nucleare purtroppo è anche militare. E allora, e d'altra parte, nelle società democratiche, perché mentre le società totalitarie si basano sulla violenza, le società democratiche si basano sulla truffa e sull'inganno. Perché nelle società democratiche la gente deve essere convinta che il nostro Stato opera tutto per il bene e non prepara la guerra, e se c'è una guerra è solo per reagire all'aggressione esterna e per carità siamo tutti pacifici. Il nucleare civile è un modo per occultare il nucleare militare. Non solo, ma per far vedere anche che il nostro bilancio della difesa è piccolo. Perché tanto una parte della spesa militare viene addossata a bilanci di altri ministeri diversi da quello della difesa. Questo lo fa anche l'Italia. Insomma, noi abbiamo costruito una nave, noi italiani, una nave che serve da sbarco, serve per i marines italiani, una nave da sbarco, no? Che infatti è stata usata anche in Libano. Questa è un'unità militare, però è stata costruita sui fondi del Ministero dell'Ambiente. Non sui fondi del Ministero della Difesa. Perché? Perché in caso di calamità, inondazioni, eccetera, questa nave può essere utilizzata per portare i soccorsi. Con questa truffa, siccome è indiscutibile, se, non so, viene un terremoto a Messina, i soccorsi alla popolazione di Messina, i messinesi presenti facciano le corna. Ho citato Messina perché là è già successo il terremoto. Vai, siamo a Napoli, va. Allora, succede il terremoto. La nave va lì e scarica i soccorsi, eccetera, eccetera, e quindi fa. Però quella è fondamentalmente una nave militare, che normalmente però è addossata al bilancio ambientale. Adesso, per fare le bombe atomiche bisogna avere le tecnologie adatte, avere il materiale esplosivo pronto, in maniera che se uno anche non ce l'ha, se arriva l'emergenza, se la fa in una settimana. Però deve avere tutto pronto. Però questo tutto pronto viene preparato con la scusa che serve per l'energia civile. Questo lo fanno tutti. Come si scopre che è così? Perché quando lo fa l'Iran, che è considerato un paese nemico, tutti dicono: ah, tu dici che vuoi fare il nucleare civile, in realtà ti vuoi fare la bomba atomica, cosa verissima. Ma perché solo l'Iran? E gli altri non fanno lo stesso. E l'Iran dice: io faccio quello che facevate voi. No, tu no. Tu non lo puoi fare. Noi sì, tu no. Quindi avete capito a che serve il nucleare civile. Chi invece la bomba atomica già se l'è fatta non fa più centrali nucleari perché non gli servono più. Gli Stati Uniti l'ultima centrale nucleare l'hanno costruita nel 1978. Da allora a oggi non ne hanno costruite più. La Russia pure. Noi che la bomba atomica non ce la siamo ancora fatta e a qualcuno è venuta la tentazione che ce la potremmo anche fare. Dobbiamo lanciare un programma di centrali nucleari. Hai capito? E questo è il nucleare. Naturalmente addossando la spesa al Ministero dell'Industria, al Ministero dell'Energia, al Ministero dell'Economia, a tutti tranne che al Ministero della Difesa. La Francia perché c'ha tutto questo nucleare? Perché si è fatta la force de frappe. Perché sul programma gollista ha dovuto, le risorse della Francia sono molto minori di quelle degli Stati Uniti e della Russia, e allora che cosa ha fatto? Ha detto: facciamo impianti a uso duale in cui io recupero una parte dei costi vendendo l'energia che è un sottoprodotto di questa produzione alla rete. Quindi non è vero che l'energia nucleare costa meno, l'energia nucleare francese viene venduta sotto costo. Cioè, non viene venduta al suo costo reale, viene venduta sotto costo perché è il sottoprodotto di una produzione militare. Ecco. E quindi questo è il fatto. Adesso che i pericoli di guerra aumentano, che si profilano all'orizzonte scontri di civiltà e tutto quanto,
Ecco perché l'interesse dei vari paesi si riorienta sul nucleare, anche perché, e questo non entro adesso in argomento, sono state anche inventati nuovi tipi di armi nucleari, diversi da quelli di prima, che richiedono nuovi tipi di impianti, ed ecco quindi la necessità di costruire questi nuovi tipi di impianti per coprire le esigenze del nucleare. Perché se uno guardasse il problema dell'energia è solo quello, l'idea di costruire impianti nucleari è un'idea così assurda che non verrebbe in mente a nessuno. Vorrei dire che coloro che sostengono questo punto di vista usano strumentalmente anche l'argomento dell'effetto serra. Perché? E purtroppo uno dei personaggi che ha fatto questo è il fondatore di Gaia, proprio Lovelock, il quale è un professore inglese che, come molti professori angloamericani, ha a cuore le sorti del loro Stato e quindi collabora con le istituzioni politiche del loro Stato. A questo punto lo Stato inglese ha l'esigenza anche lui di risviluppare il nucleare, e il professor Lovelock ci dice che, siccome il nucleare non dà luogo a emissioni di anidride carbonica, il che è vero, per evitare l'effetto serra bisogna usare il nucleare, perché le energie rinnovabili sì vanno utilizzate, vanno fatte, però più di tanto non possono dare. Siccome i nostri bisogni energetici sono più elevati di quelli soddisfabili dalle energie rinnovabili, bisogna fare il nucleare. E naturalmente la stampa ha riportato con grande evidenza queste dichiarazioni di Lovelock, è quello che ha ideato il pianeta Gaia. Più di Lovelock, voi ne sapete più di Lovelock. Lovelock dice che bisogna fare il nucleare, bisogna fare il nucleare. Chiaro? E qual è? Per combattere l'effetto serra. Quindi adesso la propaganda è: sì, l'effetto serra ormai ci siamo convinti, è dannoso, danneggia le future generazioni, quindi il nucleare. Sì, il nucleare non contribuisce all'effetto serra, però peggio. Insomma, è come dire: volete evitare il colera? La peste. Va bene, a questo si aggiungono anche un po' di scienziati, perché se si fanno queste spese, un po' di finanziamenti per la ricerca arrivano, e quelli pur di avere un po' di finanziamenti per la ricerca farebbero di qualsiasi cosa, e quindi magari collaborerebbero anche ai campi di sterminio, così si finanzia una ricerca sui gas tossici. E quindi un po' di colleghi fisici dicono: beh, se si riparte col nucleare ci arrivano un po' di fondi di ricerca, e vabbè, e quindi c'è anche questo. Quindi tenete conto che quando uno scienziato parla, io sono in pensione, non ho problemi di finanziamento, a me interessa solo le sorti dell'INPS. Uno scienziato parla, non crediate che lui non abbia i suoi interessi. Cioè, chissà perché, se parla un politico non è al di sopra delle parti, e se parla uno scienziato invece è al di sopra delle parti, perché lui non ha. Il politico avrà il problema di guadagnare i soldi, perché lo scienziato no, il medico no. Se Veronesi dice che perché lui non ce l'ha le cliniche, è perché allora quello che dice lui è orocolato, e quindi no. Quindi c'è l'interesse anche per lui.